telelettura, nuovi serbatoi e una rete più efficiente. Tutto questo a Mondolfo, dove sono in corso i lavori per il potenziamento dell'acquedotto a servizio del centro e delle frazioni di Centocroci e Ponterio. Questa mattina ASET S.p.A. insieme ai tecnici e all'amministrazione comunale hanno eseguito un sopralluogo nel cantiere partito lo scorso ottobre e con una durata stimata di circa 17 mesi. Sostanzialmente andremo a sostituire le condotte idriche sulla strada sull'SP17 a partire dalla rotatoria ex 424 la Pergolese, quindi in corrispondenza di Moretti Forni, fino a Bonacesta, quindi su Via Fano. E andremo a cambiare le due condotte, quindi la premente e la distribuzione. Poi interverremo appunto sui serbatoi. Questo che vede alle mie spalle è un nuovo serbatoio, quindi realizzato completamente nuovo, inesistente prima. Funge da serbatoio per le zone più basse rispetto a dove ci troviamo noi e da rilancio per alimentare i serbatoi che si trovano appunto in alto su a Mondolfo. Andremo poi a rinnovare il serbatoio di Bonacesta, che verrà completamente demolito, ricostruito più grande. Il serbatoio di Montecoco, anche lì interverremo per ripristinare la camera di manovra e facilitare quindi anche gli interventi di manutenzione da parte del personale di ASET. E su la centrale di Sterpettine andremo a demolire e a ricostruire uno dei fabbricati presenti. È un intervento quindi che consente di avere un maggiore accumulo di acqua anche per futuri sviluppi urbanistici da previsti in PRG. È un'opera veramente importante. Intanto partiamo dall'ammontare dei costi, che parliamo di circa 3 milioni. Noi andiamo a potenziare innanzitutto i serbatoi, creando due serbatoi completamente nuovi e andando a bonificare gli altri. Nello stesso tempo, aggiunto poi Reginelli, verranno installati sempre nel comune di Mondolfo circa 2300 apparecchi di telelettura idrica. Parliamo di 7.900 utenze in tutto il comune di Mondolfo, tra utenze civili, private e utenze commerciali. E abbiamo notato da subito, quando questo sistema è stato applicato a Fano, dei vantaggi notevoli. È un sistema di telelettura che ti permette di capire in maniera quasi istantanea, parliamo delle 24 ore, gli eventuali consumi anomali che ci sono all'interno delle nostre case, dei nostri edifici. Di conseguenza si può subito intervenire, e questo intervenire vuol dire evitare poi che vengano emesse da parte dell'ASET delle maxi bollette a causa appunto delle perdite occulte. Sì, un investimento significativo da parte di ASET, che ringraziamo per l'attenzione rivolta nei confronti del nostro territorio e che ci permetterà di potenziare l'acquedotto e di migliorare il servizio idrico a favore dei nostri cittadini, in particolare per Mondolfo Centro, ma anche per i quartieri di Ponterio e di Centocroci. Quindi continua la sinergia e la collaborazione costante assieme all'ASET per migliorare i servizi offerti nei confronti degli utenti.